Due mesi fa si è conclusa una lunghissima campagna elettorale, regionali, comunali, europee. Questa ha prodotto divergenze, contrapposizioni, forti tensioni tra le forze politiche e anche all'interno dei confini della maggioranza. Altre campagne regionali si prospettano. Va costantemente tenuto presente che le istituzioni di governo della nostra Repubblica hanno bisogno di un clima che, lungi dalla conflittualità, sia di fattiva collaborazione per poter assumere decisioni sollecite e tempestive. Al fine di assicurare il buon andamento della vita nazionale in tutte le sue dimensioni, da quella sociale a quella economica. È superfluo ribadire che il Quirinale non compie scelte politiche. Queste competono e vengono contemplate dalle formazioni politiche presenti in Parlamento, necessariamente all'insegno della chiarezza e nel rispetto della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è chiamato dalla Costituzione, come è noto, come arbitro, al dovere di garantire funzionalità alla vita istituzionale nell'interesse del nostro Paese. L'arbitro non può non richiamare al rispetto del senso delle istituzioni e ai conseguenti obblighi, limiti e doveri.